No. Un bel mamma. Apri la bocca che arriva l'aeroplanino. Questa pasta a forma di carosta. Vorrei prendere questa pasta a forma di... La prossima volta quella a forma di patata. Siamo qui alle bancarotte, pronti per fare acquisti. Abbiamo un cane che si sta facendo il bidet nella fontana. Sono venuto su questo ponte una volta. Il mio amico si è buttato da qua. Il mio amico è morto. No. Troppo stupido, raga. Un ballerista. Oh, vaffa. Mi sono preso questa bella piadina margherita. Te invece? Cos'è quello? Una polpetta? No, un arancino. Ah, un arancino. Ma all'Arena di Verona per vedere Ligabue. E praticamente Bea... No, è un concerto di Coez. Praticamente Bea mi ha portato a vedere Coez. Ho preso due biglietti e siamo in dei posti fighissimi. Wow, mi fa sentire importante. Vale per tre, per tutte le volte. Tornato, ho dormito qua a Verona, però io non vi farò vedere la camera perché mi sono come tutti gli altri youtuber che fa il... Com'è che si chiama quando un youtuber fa? Non fa vedere la camera dove dorme. Room tour. Quando fa il room tour delle camere d'hotel, ecco, io non sono quel tipo di youtuber. Mi hanno appena rilasciato dal carcere di San Vittore di Milano. Oppure. Finalmente ho trovato una pettinatura che valorizza la mia intelligenza. Ma che cazzo? Ma basta, sei scemo? Non avevi caldo? Ma mi hai bagnato tutta? Non avevi caldo? No. No? No. Ah, ho sbagliato, scusa. Sto tornando a casa, vi faccio vedere delle cose che ho comprato. Allora, ho comprato una bottiglia d'acqua, una bottiglia di tè vuota, questo non so cosa sia. Poi ho preso dei giochi, perché io sono un bambino. Ho preso Goku, che vola, vedete, vola. Ah, faceva fatica a uscire. E poi ho preso questo personaggio qua, che... non so chi sia sinceramente, quindi magari se me lo dite voi mi aiutate. So che c'è scritto qua, ma non so leggere. La maestra non me l'ha insegnato da piccolo. La maestra mi picchiava e basta. Ho preso una bottiglia di tè vuota, delle creme per i brufoli, perché ne ho molti, devo farli andare via. Ho preso il biglietto del treno, mi raccomando, quando viaggiate prendete sempre il biglietto, non fate i birbantelli. I barbutelli senza la barbetta. Eccolo, poi ho preso una bomba d'acqua. L'apro. Se siete allergici non prendetela. È una bomba d'acqua. Allora, mi hanno precautelato, mi hanno avvisato. Lui mi sta dicendo, come intendevo io, mi hanno avvisato, mi hanno detto che questa bomba d'acqua, perché un mio amico l'ha usata mentre faceva il bagno in una vasca ed è morto. Quindi voglio testarla anch'io. E poi cosa dovevo dire? Una bottiglia di tè vuota. Sbagliato l'espressione, secondo me. Stai ancora riprendendo?